Buonasera amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti. Dopo il movimento bello forte di venerdì è doveroso un aggiornamento oggi, dopo la chiusura del settimanale, dopo l'inizio della nuova settimana e dove si può inquadrare un po' meglio un potenziale ritracciamento del forte movimento che appunto c'è stato. Questo perché per avere qualche idea per discutere su potenziali punti di ingresso di una posizione long che vada a sfruttare un'eventuale continuazione rialzista. Quindi quello che oggi andiamo a vedere è proprio questo. Facciamo un quadro generale su Bitcoin, Litecoin, Ethereum e qualche cenno su Binance Coin, visto che me lo chiedete tanto. E andiamo a individuare i punti di ingresso più interessanti, dove posizionare lo stop loss e quali possono essere i target per i primi take profits. Seguitemi e andiamo a dare un occhio ai grafici. Prima di iniziare vi ricordo che avete ancora un po' di tempo per iscrivervi al meetup di Binance che si terrà a Bologna gratuitamente il prossimo sabato 16 febbraio. I posti stanno per terminare, quindi vi ricordo che se vi volete iscrivere, ve lo sto dicendo perché ci sarò ospite anch'io che mostrerò un po' l'operatività, degli esempi di operatività sull'exchange e le spiegazioni delle varie tipologie di ordine e dei loro utilizzi ottimali. E vi dicevo, se vi volete iscrivere all'evento trovate il link qua nel primo commento del post pinnato in alto sulla mia pagina Facebook. Sarà sicuramente un'ottima occasione per conoscerci, dato che alla fine del meetup ci sarà un aperitivo di networking finalizzato per l'appunto a conoscerci un po' tutti quanti, a scambiare due chiacchiere. Ci saranno anche gli amici di Crypto Rivista che per l'occasione, insieme chiaramente a Binance, hanno organizzato un giveaway del valore di 25 BNB, che è la Binance Coin che sta andando alla stragrande in questo periodo. Per partecipare al giveaway dovete seguire queste semplici regoline che trovate in questo post sulla pagina di Crypto Rivista, che vi consiglio a prescindere da tutto di seguire per rimanere sul pezzo con le news, che loro sono veramente bravi. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata ai mercati, che è la cosa che ci interessa particolarmente oggi. Il mercato di Bitcoin è stato scosso da un movimento che si è verificato venerdì, un movimento fortemente rialzista e fortemente impulsivo. Guardate questa candelona che ha doppiato i volumi medi dell'ultimo periodo, che erano molto molto spenti. Infatti eravamo in piena fase accumulativa che si è contestualizzata appunto in questa forma, che è un cuneo discendente che indica per l'appunto accumulazione o downtrend comunque in fatica. Il fatto che il downtrend fosse in fatica e fosse terminale, se vogliamo, ce lo faceva vedere anche l'analisi, quell'analisi a blocchi che abbiamo fatto l'ultima volta, che praticamente spezzava i movimenti ribassisti in, per l'appunto, blocchi. Ovvero andava a vedere il primo movimento impulsivo e il suo consolidamento, che sono stati in questo blocco. Poi c'è stato un altro movimento impulsivo e il suo consolidamento più o meno in questo blocco, pressoché di ampiezza bassissima, ed infine un altro movimento impulsivo e il suo consolidamento in un blocco, vedete, ancora più debole. A questo si sono accompagnati volumi discendenti e quindi, insomma, mostrava che il downtrend, ogni dump successivo aveva sempre meno forza, aveva sempre meno intensità, consolidava in un'ampiezza sempre più bassa, quindi era in una fase di squeezing ed era in una fase di sfiancamento, diciamo così, il ribasso. Sto andando molto veloce su questo perché è un discorso che abbiamo già affrontato e non voglio essere troppo ripetitivo, perché altrimenti mi viene il video di 40 minuti e poi voi mi odiate, giustamente. La cosa interessante è stato questo breakout e quindi volevo andare a esaminare con voi degli spunti di operatività su di esso, analizzare non solo Bitcoin ma anche Litecoin, che è il protagonista assoluto di questi giorni, che sta facendo numeri da capogiro, e Ethereum, che è insomma l'altro su cui vale la pena puntare gli occhi, e tra poco vi spiego il motivo. Partiamo dal time frame settimanale, che è quello che ci dà una miglior visione delle cose, ci aiuta a individuare i livelli di prezzo più importanti in assoluto e poi da lì possiamo andare ad aggiungere dettaglio scendendo su time frames più brevi. Innanzitutto vi ricordo, è mio dovere ricordarvi, che siamo sempre in downtrend, siamo sempre in ribasso. Guardate il time frame settimanale, ce lo dice chiaramente, perché l'high precedente si trova qua, vedete, questo
è il high che dobbiamo andare a bucare se vogliamo speranza di reversal, ma su medio termine, quindi sul trend dominante. Fin tanto che ci troviamo a tracciare lower highs e lower lows, significa che siamo in mercato ribassista, quindi questi movimenti qui, che sì, sono belli e vale la pena sfruttarli, sono sempre contromovimenti da contestualizzare nel mercato a ribasso. Quindi non lungi da me dire che abbiamo toccato il bottom, che da qui si può solo risalire e cose del genere. Non mettetemi in bocca parole non mie, mi raccomando. Allora, su questo time frame possiamo andare a individuare subito dei livelli di prezzo molto interessanti. Ci dobbiamo contestualizzare qua dentro, perché questo attualmente è l'intervallo nel quale ci muoviamo, una sorta di range, se lo vogliamo definire così, che si apre qui dall'alto, che ha quella famosa neckline del test e spalle rovesciato, se ve la ricordate, intorno ai $4,100, che sta su queste due chiusure settimanali e insomma tocca un po' tutti questi tops delle candele che si sono formati in seguito. Sotto chiaramente abbiamo i minimi locali che stanno sui 3120 circa, e questo quindi definisce il range nel quale ci stiamo muovendo. Dentro al range ovviamente poi ci sono tutte le sub aree, che sono quelle, ad esempio qua avevamo questa potenziale testa e spalle che poi è stato negato da questa candelona qui, quindi si è innescato un altro downtrend che poi è andato in esaurimento, è il discorso che abbiamo fatto prima, e adesso ci troviamo durante appunto un contromovimento rialzista relativo a quest'ultimo movimento che è stato rotto e violato. La cosa che ci interessa qui è andare a vedere quali sono i supporti più importanti anche in mezzo a questo range, perché abbiamo capito che questo è un livello che vogliamo rompere se vogliamo un po' di slancio in più, puntando poi in seguito a quest'altra area, che è quell'area che ha comunque molta molta importanza, perché vi ricordo che non è mai stata retestata dopo la rottura. Vedete, qua abbiamo fatto un movimento molto lungo di consolidamento, che è praticamente quello che sono i minimi che sono stati testati dal downtrend fin dall'inizio dell'anno 2018, quindi è un livello di supporto annuale, si può definire, testato varie volte, poi rotto con tantissima forza a fine dell'anno scorso e mai retestato all'indietro. Quindi questo era una zona che mi aspetto con alta probabilità di retestare almeno una volta. Chiaramente poi l'approccio con questa zona qui ci dirà molte cose, perché a riuscire a bucarle, a chiudere sopra, sarebbe un forte segno bullish. Io sinceramente, al primo approccio quantomeno, mi aspetto una cascata di take profits e quindi un ribasso ulteriore, quindi questa l'ho definita short zone per questa ragione. Andiamo ora a definire all'interno del range. Abbiamo detto zona 1, zona 2 questa, però ora siamo ancora lontani da entrambe e soprattutto magari ci interessa aprire una posizione sull'eventuale risalita di queste zone. E posizione perché? Perché abbiamo chiuso il settimanale intanto con un bel engulfing rialzista, abbiamo avuto un movimento impulsivo accompagnato da volumi e quindi vogliamo magari, chiaramente questa è una visione, non è che vi dico bisogna far così, poi va ragionata in base alla propria strategia globale di portafoglio, al proprio risk management e quant'altro. Il primo livello chiave è questo, guardate, quest'area qui, e ora vi spiego anche il perché. Allora, la cosa che me l'ha fatta saltare all'occhio immediatamente sono queste due candeline schiacciate che, vedete, concentrano un po' tutto il movimento in quest'area qui, formando quello che si definisce order block. Questo order block già di suo ha grande significatività ed inoltre, vedete, è la chiusura di questa candela, la chiusura di questa e l'apertura di questa, poi è stato toccato da queste due shadows, qua vabbè ancora un po' lontano, poi è stato toccato qui e infine è stato bucato a rialzo, e questo è proprio il segno che potrebbe innescare un movimento bullish con primo target questa zona qua, ne abbiamo parlato poco fa. La seconda area potrebbe essere questa qui, il secondo supporto. Perché? Perché vedete che fa da base a queste due candeline. Cioè, scusate, questo non è un supporto, è una resistenza. Quindi potrebbe essere un intermedio, un livello intermedio sul quale si potrebbe ostacolare l'ondata rialzista. E altri livelli chiave, vabbè, chiaramente sono i minimi locali in questa zona qua.
cioè non i minimi assoluti, ma i minimi locali delle ultime settimane. E quindi tocchiamo qua. Andiamo a vedere adesso un po' più nel dettaglio. Ora che abbiamo evidenziato i livelli più importanti, cioè questo, questo e quest'altro, e ovviamente i minimi, andiamo a vedere nel dettaglio cos'altro si può dire. Perché? Allora, il movimento ha originato da qui. Quindi la prima cosa che si potrebbe fare è tracciare un ritracciamento di Fibonacci, perché chiaramente non è mai una buona idea entrare durante la fase acuta del movimento, cioè durante questa candela oppure anche qua in alto, secondo me, ma è cosa più buona e giusta aspettare un suo ritracciamento organico. Quindi la regola che io alla quale solitamente mi attengo è tracciare appunto Fibonacci shadow to shadow, quindi dal minimo assoluto al massimo assoluto, sul movimento che voglio analizzare e andare a prendere come target ideale di ritracciamento la zona che va dal 61,8 scusate, a 0,786, cioè questa zona azzurrina qua. Per me è l'area di ritracciamento ideale. Chiaramente Fibonacci da solo non mi serve perché io lo uso solo come conferma. Quindi io voglio un supporto importante già che il grafico mi dà e che in più vada a ricadere in quest'area qui. E quella per me contraddistingue un po' una posizione ottima e ideale sulla quale aprire una posizione sul ritracciamento per un'eventuale prosecuzione rialzista. In questo caso, vedete, c'è una situazione un po' ambigua. Perché? Perché abbiamo questo supporto molto importante che vedete anche sul giornaliero, si evidenzia molto bene perché è importante, che però ricade un po' più in alto della mia zona ideale, quindi sbilancerebbe anche un po' il risk reward ratio del trade. Andiamo a vedere se ci sono altri supporti su cui si può integrare la posizione. Allora, guardate, qui il giornaliero ce ne fa vedere uno con abbastanza chiarezza, che è questo qui. Ok, vedete, è testato qua, qua e poi fa da base superiore a questo piccolo range che si è formato nell'ultima parte del movimento accumulativo. Quindi questo qui è un supporto, adesso lo traccio in verde perché effettivamente siamo sopra, quindi è un supporto a tutti gli effetti, e anche questo. E pertanto vedete, questo tra l'altro ricade nell'area designata. Stiamo parlando di una differenza di prezzo minima, perché sono proprio finezze. Qua siamo sui 3.500-3.550 e questo è 3.470, quindi direte ma che pippa mentale. Sì, avete anche ragione. Poi tra l'altro tra i due il supporto più significativo è questo, quindi io come ritracciamento principale sul quale aprire un'eventuale posizione considererei proprio questo. Eventualmente la posizione si può integrare qui, quindi frammentarla, magari 70% di entry qua e 30% di entry qua, e aprire appunto, gestire una posizione long in questa maniera. Stop loss è molto semplice in questo caso, perché lo stop loss si posiziona laddove il nostro trade sarebbe negato, sarebbe invalidato. Qual è la condizione? Un lower low, chiaramente, quindi metterei lo stop loss un po' sotto per evitare insomma eventuali doppi minimi e di perderli, un po' sotto a questi due minimi che si sono formati e quindi ad esempio insomma in zona 3300 per capirci. Una possibile gestione della posizione quindi potrebbe essere proprio questa. Allora, un entry qua, spezzettati come più vi aggrada, e supponiamo di avere un entry medio che possa essere qui, con stop loss qua, primo take profit, se volete la mia, questo qui che abbiamo individuato precedentemente, quella zona intermedia che vi dicevo poco fa, che si evidenziava su time frame settimanale. Allora, qua abbiamo un 1.76 di risk reward e di conseguenza, ecco, cosa fare qui? Io non chiuderei tutto il trade, ma soltanto quella parte che mi permette di portarvi il rischio dal trade. Cosa significa? Significa che io esco con una frazione della posizione tale per cui se poi con la restante mi scatta lo stop loss, io sono in break even, sono in pari, quindi mi tolgo la possibilità di uscire in perdita senza però spostare lo stop loss, perché ha senso comunque tenerlo sempre qui. Poi in caso di breakout da questa situazione si potrebbe andare a spostare lo stop più in alto, eventualmente integrare la posizione con un altro entry su calcolato poi al momento del breakout e così via, farla evolvere insomma nel tempo. Un secondo take profit indubbiamente sarebbe questo, la neckline, e in caso di rottura della neckline definitiva, allora si potrebbe prendere una posizione con orizzonte
fronte più ampio, che potrebbe essere questo, basata sul test spalle rovesciato, che adesso è un po' anomalo, però comunque su questa figura di inversione che, se rotta, proietterebbe con tutta probabilità il prezzo in quest'area qui. Comunque, una cosa alla volta. I target adesso sono 1 e 1, 2. Quindi la gestione della posizione che io vedo, che io mi immagino, è di questo tipo. Spero di essere stato chiaro. Andiamo a vedere adesso Litecoin, che è quello un po' più difficile, perché è quello che ha avuto una sparata maggiore di tutti. Se vi ricordate, allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati con un'analisi simile, sulla quale però avevamo considerato soltanto il movimento di venerdì, perché il video risaliva venerdì, e quindi avevamo calcolato un Fibonacci su questo e ipotizzato un ritracciamento su questo movimento qua. Ci sono state ulteriori estensioni e quindi adesso dobbiamo rifare un po' i calcoli. Andiamo a fare un Fibonacci anche qui, shadow to shadow, vedete, movimento preso in considerazione questo slancio rialzista, 61,8, 78,6 è l'area che io voglio andarmi a prefiggere come area di ritracciamento. In questo caso avevamo evidenziato un po' di supporti già venerdì scorso, quindi non sto a ripetere tutto quanto, ma vi ricordo solo che abbiamo questo qui definito da questi due spikes proprio nell'ultimo periodo, quindi scarsamente significativo. Questo qui che ho tracciato in arancione, più significativo, vedete, definito in quest'area qua. C'è stata una piccola congestione e un retest e poi una prosecuzione ribassista. Questo tra l'altro ricade proprio tra i 61,8 e il 78,6, quindi per me è un ottimo entry. Un ottimo entry per entrare appunto sul long, sull'ipotesi di continuazione rialzista. Apriamo il discorso stop loss. Allora, lo stop loss qua potrebbe non essere facile, però io faccio questa proposta, propongo questa idea. Vedete questo range, mini range, che si è formato nella settimana prima del breakout? Ecco, io prenderei questo come riferimento e metterei lo stop loss proprio qua sotto. Tra l'altro, vedete, qua c'è un altro supporto che si è formato, vedete il perché, e quindi userei anche questo supporto a integrazione di questo discorso, quindi lo stop loss in definitiva lo metterei qua sotto al supporto. E il discorso è che se fa un lower low qua sotto, cioè scusate, se ritorna a rompere a ribasso qua e in più scende qua sotto, per me sono due motivi più che sufficienti per ritenere il mio trade errato e quindi il mio stop loss va a finire lì. Un primo take profit in questo caso potrebbe essere ad esempio questa zona qui, la zona di picco, o comunque la zona tra lo 0236 e lo 0 di Fibonacci. Questo potrebbe essere un primo take profit per un entry calcolato qui per portare fuori il rischio, solito discorso, e poi il restante si vedrà in base ai movimenti futuri, perché un breakout da qui, vedete, potrebbe proiettare tranquillamente in questa zona qua il prezzo, e quindi anche qua si parla di un potenziale movimento da cavalcare interessante. Veniamo infine a Ethereum, che è la mia configurazione preferita, ve lo dico proprio. Allora, Ethereum, qua c'è un sacco di rosso, ma non lasciatevi condizionare, perché in realtà ho scarabocchiato un po' il grafico con colori a caso. In realtà io mi prefiggo sempre di usare colori secondo uno schema e poi ovviamente vengo meno allo schema che io stesso elaboro. Ma, allora, vedete, avevamo questo range con tanto di doppio minimo, con stop ants in ambo i casi. Abbiamo avuto un reversal confermato, qua abbiamo tac tac due candele verdi, molto interessante, questa è Ethereum Bitcoin tra l'altro, e ora siamo alle prese con questa resistenza, insomma ci stiamo muovendo in maniera abbastanza pulita su Ethereum e questo già mi piace. Una zona di possibile entry, quale potrebbe essere? Allora, guardate, abbiamo questo supporto, che era la resistenza di questo range, e un supporto qui. Magari poteva essere nuovamente un supporto qua sopra, insomma questo livello qui è quello che terrei più d'occhio in assoluto. E andiamo a vedere Fibonacci se ce lo conferma, giusto per sfizio. Allora, qua dove lo facciamo partire? Io direi da qui a qui. Qua sarebbe legittima la domanda se includere o meno questa shadow nel movimento. Ecco, io non la includo perché poi c'è stata questa candela che l'ha fatta consolidare, quindi io preferisco partire da qua. In ogni caso, credo che anche partendo da qui non cambino, no, non è vero, un po' cambiano le considerazioni perché si sposta il supporto. Tuttavia, preferisco partire da qua. Vedete, questo supporto si trova nella zona designata prima, quindi mi piace come possibile entry, e di conseguenza
conseguenza io organizzerei la posizione in questa maniera, con entry più o meno in quest'area qua, stop loss chiaramente sotto i minimi, e take profits, dunque si potrebbe addirittura già fare il primo qui, che ha circa uno di risk reward, quindi significa che c'è da chiudere metà della posizione per portare fuori il rischio, il seguente take profit magari si potrebbe fare qui e poi qui, questi sono i target più ravvicinati. Chiaramente in caso poi ogni breakout andrebbe a innescare un'ulteriore forza rialzista in più, perché? Perché tra l'altro qua vedete abbiamo un low e un higher low qua confermati, in caso in cui andiamo a rompere a rialzo anche qua, insomma capite che c'è una bella spinta a rialzo. In particolare se poi andiamo a rompere questa forte resistenza che si è creata, insomma ci aspetta una bella bull run per Ethereum, e quindi anche qua vale il discorso di seguire un po' alla volta il l'andamento del mercato e eventualmente andare a integrare le proprie posizioni con incrementi, anche se si è fatto nel mentre un take profit, considerando proprio ogni posizione a sé e magari facendo evolvere lo stop loss nel tempo per adattarsi ai nuovi lows che si formano e alle nuove configurazioni. Ultima cosa, visto che molti di voi mi hanno chiesto di parlare di Binance Coin, magari approfondiremo di più nei prossimi giorni, perché ora come ora la trovo iperestesa, quindi attenzione. Stiamo approcciando i massimi storici, tra l'altro, è un momento molto importante, e ora come ora qua mi aspetto un ritracciamento, quantomeno, prima di affrontarli di nuovo ed eventualmente romperli. Quindi attenzione, anche se è una coin pazzesca, che non smette mai di stupire e che è una delle mie preferite in assoluto, tra l'altro guardate, ha dei volumi mostruosi, ora che Binance sta diventando anche una piattaforma di ICO è veramente inarrestabile, e quindi attenzione, io aspetterei quantomeno un ulteriore approccio ai massimi oppure un ritracciamento. Anche qua si potrebbe fare un discorso di ritracciamento, ma solo se glielo vediamo fare, perché per adesso non accenna veramente a rallentare, quindi rimandiamo il discorso alla prossima, insomma, a prossimamente. Se avete apprezzato questa analisi, lasciatemi un bel like, così posso constatarlo. Commentate con la vostra visione delle cose, se siete long, se pensate che questa è tutta manipolazione, allora aspettate a operare, aspettate nuovi minimi, insomma, ditemi la vostra e ne discutiamo. Mi raccomando, ci vediamo a Bologna, ci tengo e ci conto, e iscrivetevi all'evento, iscrivetevi al giveaway sulla pagina dei nostri amici di Crypto Rivista. Vi faccio un caro saluto e alla prossima!